C'era una volta un piccolo orco di nome Shrek che viveva in una palude. Un posto disgustoso. Ma lui era felice perché gli orchi adorano le cose disgustose. Il giorno del 7° compleanno i genitori gli parlarono, come tutti gli orchi fanno da centinaia di anni. Le favole sono meravigliose. Sì, hanno sempre un lieto fine. Figlio mio, tu stai crescendo in fretta. Diverrai grande più che mai. Le regole sono chiare, le dobbiamo rispettare. 7 anni. 7 anni. Ed è tempo di andar via. Riccardo Anastasi, uno dei registi del musical di questa sera, sei già in abiti di scena e in personi? Lord Farquaad, il cattivo, se vogliamo definirlo così, della situazione, che in realtà non sono così cattivo comunque. Quanto lavoro c'è per montare e per mettere a punto questo spettacolo? Allora, dietro allo spettacolo, parlando proprio dello spettacolo, c'è tanto lavoro, tanta fatica, tanta costanza, tanto cuore, diciamo proprio tanta voglia di lavorare, perché poi comunque è impegnativo, nel senso che le prove sono la domenica sera, per dire, quindi non esistono uscite, partite, cose varie, perché ci sono le prove e quindi tutte le domeniche sere ci si trova per provare lo spettacolo. E questo è stato un bel lavoro, faticoso, però ha dato i suoi frutti alla fine. Per voi questo è il quarto anno che organizzate qui a Caselle questa rassegna di festival. Cosa vuol dire farlo proprio qui a Caselle, voi che siete casellesi? Vuol dire tante cose, vuol dire sicuramente molto più paura, emozione, perché comunque lo facciamo davanti alle persone che conosciamo, che ci hanno visto nascere, ci hanno visto crescere, e quindi sicuramente c'è quel qualcosa in più stasera che ci fa tremare un po' di più, però siamo qua. Hai detto che non sei l'unico regista di questo musical stasera, chi sono i tuoi compagni di viaggio? Assolutamente no, questa qua è stata forse la prima esperienza che vedo due registi. Praticamente è una regia a quattro mani, sono io e c'è Alberto Novarese che stasera interpreterà Ciuchino, e che ci siamo dati sempre il cambio nelle varie scene, ci siamo confrontati, poi lui essendo in scena io dirigevo lui, quando ero in scena io dirigeva lui me, è stato un bel lavoro di squadra, diciamo. Quanti attori conta la vostra compagnia teatrale? Siamo circa una trentina, infatti è stato un bel lavoro lavorare con tutti, perché poi vanno dai 20 anni, ormai 20 anni, anche se 10 anni fa quando è iniziato tutto avevano 10-12 anni, adesso ormai hanno 20 anni, 22 anni, fino ai 50-55 anni. È stata un po' dura perché forse sono stati più discoli quelli di più grandi che quelli più piccoli, però è stato bello. Poi comunque la voglia di fare c'è in tutti, la voglia di portare a termine il lavoro, di farlo bene, quindi è stato anche piacevole. Alberto Novarese, uno dei due registi di questa serata del festival. Sì, noi siamo in due a fare registe, ma soprattutto perché uno segue molto di più la parte recitativa e qualcuno, come me, segue molto di più la parte scenografica o le canzoni, perché non possiamo fare tutto insieme. È meglio che qualcuno segua meglio una parte che non un'altra. Cosa vuol dire per te essere casellese e giocare praticamente in casa stasera? Io non sono proprio di Caselle, sono di Cirié. Però io mi sono sentito adottato da questa compagnia e adottato anche dalla città, e mi sento abbastanza partecipe della città, anche se solo effettivamente per queste occasioni che sono importanti per Caselle, ma sono importanti per tutti noi, soprattutto per il nostro spettacolo. Quanto lavoro c'è stato per l'allestimento? Allora, noi abbiamo iniziato a fare questo spettacolo praticamente partendo dal nulla, nel senso partendo dallo scritto, da qualcosa che abbiamo inventato, da prendere uno scritto che c'era già prima e cambiarlo, e siamo riusciti a portarlo in scena dopo un anno. È vero che ci abbiamo messo tanto, ma effettivamente ci sono stati alcuni problemi
fisici, nel senso che se vedete poi tutte le scenografie che ci sono, sono cose abbastanza importanti, per cui abbiamo messo un po' di tempo per quello e ci abbiamo messo anche abbastanza tempo perché sia scenografie che coreografie che sono state fatte nei balletti sono abbastanza belle. Siamo per il quarto anno, la quarta edizione del Festival del Musical organizzato dalla nostra compagnia, quindi Non sto improvvisando, è Proloco, e quest'anno porteremo in scena per la seconda volta durante il festival un nostro spettacolo e sarà Il grande mondo ideale di Shrek. Cosa vuol dire per voi portare in scena qui a Caselle questo spettacolo? Ma sicuramente è una fortissima emozione, anche perché si gioca in casa, noi proviamo qua a Caselle, la compagnia è nata a Caselle ormai da 10-11 anni, mi pare 10, e niente, quindi sicuramente tutti i teatri sono sentiti, ma quando si gioca in casa è l'emozione sempre più grande. Prossimi appuntamenti della vostra compagnia? Prossimi appuntamenti, sicuramente incominceremo con un altro spettacolo, dovremo trovare un altro spettacolo perché questo ormai è già da diverso tempo che lo portiamo in scena e poi per carità, caso dovessimo riprenderlo non ci sono problemi, abbiamo fatto già delle manifestazioni in favore dell'Avis piuttosto che della prevenzione dei tumori, quindi anche a livello di solidarietà, di beneficenza, siamo tranquillamente disponibili anche a riportarlo in scena, quindi però inizieremo poi da settembre con un altro lavoro e cominciamo con un altro.